Abbiamo il presidente del Soriano Morabito, lo lascio in pasto a Vincenzo Tardi. Buonasera presidente. Buonasera Antonio, buonasera Vincenzo. No, siccome che so che è affezionato a te Vincenzo, quindi... Ah no, davvero. Come mai? Questa volta non c'era. No. Che è successo? No, vabbè, ti seguo. Quando non ci sono qualcuno... Che cos'è? Ti segue con attenzione. No, l'altro... Ah, mi segue con attenzione. Sì, in occasione dell'anticipo TV ho speso belle parole per te, questo ti volevo dire. Ah, lo dico in diretta. Quindi parti tu, dai, con Morabito. Ma no, niente. Il Soriano è una bellissima squadra e non glielo dico perché ha parlato bene di me, perché c'è un buonissimo allenatore. Purtroppo questo presidente deve risolvere solo una cosa, il suo campo. Se risolve il suo campo, questo Soriano può tentare ad altre cose. Da presidente mi devo trasformare in sindaco e allora lo risolverò. Di solito, presidente, i presidenti sono molto vicini ai sindaci per questo aspetto. Io sono equidistante, per cui però auguriamoci che il sindaco No, non mi ha capito male. Sono molto vicini al sindaco, non dal punto di vista né di amicizia né dal punto di vista politico, ma solo dal punto di vista della città. Dei rapporti, per la società. Dei rapporti. Sì. Guarda, ti do ragione anche perché per un paesino come Soriano l'eccellenza è un bigliettino di visita notevole, portiamo comunque interesse, gente, persone, televisioni, giornali, per cui auguriamoci che effettivamente la politica si interessi un po' di più alle strutture sportive. Ecco, voi siete famosi per i mostaccioli, no? Conoscono dappertutto. Vi conoscono dappertutto per questo. È anche bello conoscersi anche per il calcio, quando vai in televisione si parla di Soriano, ecco, voglio dire. Il calcio è un traino. Esatto. È un peccato poi che spesso e volentieri le nostre belle prestazioni vengono poi ricordate più per il campo, come di terra battuta, che per poi la bella prestazione che è stata fatta. Questo te lo dico a posteriori dell'ultima partita, perché leggiamo anche noi. Ma io dico che una cittadina come Soriano, il calcio può essere da traino anche per un'aggregazione sociale molto importante, anche per far crescere i giovani sanamente, esatto, in quello che magari è l'aspetto anche della società. Bravo, bravissimo. Vincenzo, mi cogli, guarda, proprio alla grande in questo che stai dicendo, perché è il lavoro che noi stiamo facendo, ci siamo prefissi io personalmente di fare, ed è quello di spostare l'attenzione non solo alla prima squadra, ma a quello che ci ruota intorno, ecco, quindi la Juniores che sta facendo bene, ecco, quindi adesso cominceranno gli allievi giovanissimi, ecco, quindi la scuola calcio, però effettivamente senza struttura per noi diventa tutto più difficile. Auguriamoci che queste parole arrivino anche a chi si è deputato a interessarsi di questo, Ho sempre detto che un bambino vedendo un campo verde si avvicina molto di più e si affeziona di più a vedere una palla che rotola. È vero, sì. Vabbè, il Soriano non è purtroppo l'unico caso in Calabria. Purtroppo ce ne sono altri. Noi viviamo una provincia che è quella di Provenza, che è già un gap rispetto alle altre. Sì. Perché è stato inaugurato da breve un campo in erba sintetica che viene utilizzato poi dal settore giovanile della Vibonarina. Sì. Per il resto c'è il vuoto più totale, quindi auguriamoci veramente che si lavori in questo senso, perché la crescita sportiva va di pari passo poi con quella che è la crescita sociale. Tutt'uno. Noi lavoriamo per questo, in fin dei conti siamo qui, non certo per tornaconti personali, che è sono realtà dove si ricava poco, almeno noi che siamo dalla parte della dirigenza, delle proprietà. I dirigenti purtroppo hanno solo da spendere è tutto a fondo perduto, però l'unico vantaggio, comunque l'unico ritorno che noi vorremmo è esattamente questo, in termini di
di aggregazione e di sviluppo, quindi dal punto di vista sociale. Ecco, mi trovi proprio d'accordo, Vincenzo. Quindi... Intanto, Vincenzo, sì. Hai visto Morabito prima, poi ha preso le distanze, quello tu hai detto che è vicino al sindaco, perché lì sono quasi in clima elettorale, quindi non è... No, non ho preso le distanze, ho solo detto che io, tendenzialmente finora... Nel senso buono, no, per carità. Naturalmente di politica, sì. Però è certo che è il sindaco che lo deve fare in campo, la struttura, o questo o il prossimo, se sarà lo stesso confermato o il neo, insomma, o un altro, vedono un po' loro. Sarà sicuramente uno dei temi della campagna elettorale, quindi beh, perché avere una squadra, insomma, che in eccellenza. La promozione, eccellenza, sono già sei anni che veleggiamo in queste realtà, e quindi meritiamo qualcosa di più, un po' più. Visto che ha citato prima la Vibonese, appunto settore giovanile, c'è una collaborazione in tal senso? Voi avete pure queste difficoltà, immagino, anche se avete fatto un vostro settore, l'avete tirato su, state cercando di coltivare quello che è il vostro vivaio, ecco, c'è anche un rapporto con la Vibonese. Noi è normale che non possiamo prescindere da una buona collaborazione con la Vibonese, che è società professionistica della provincia. E qualcosina abbiamo avuto, abbiamo avuto un under che abbiamo tesserato pochi giorni fa, Dario Crupi, e auguriamoci che questa collaborazione sia sempre più intensa, ecco. È un interesse anche loro avere una spalla in provincia che può essere utile per dare, insomma, un po' di esperienza a ragazzi che magari loro ancora non ritengono pronti per determinate realtà. Noi siamo pronti ad accettare volentieri, e allo stesso tempo noi stiamo lavorando sul vostro vivaio, sì. E auguriamoci, insomma, che questo ci porterà dei risultati a breve, in maniera tale che possiamo attingere dal nostro bacino, riducendo anche i costi, perché poi, certo, alla fine anche questo che a noi preme, dare lustro anche ai ragazzi della zona, insomma, tutt'uno, e maggiore interesse, perché, insomma, questo è il nostro obiettivo. Non abbiamo ancora detto nulla sulla gara di oggi, che purtroppo ha segnato una sconfitta per voi, interrompe una striscia di 5 risultati utili consecutivi. Un po' di sfortuna pure, mi pare di capire, ammesso dallo stesso Andreoli, cioè il 2-1 è arrivato su un infortunio di un vostro calciatore. Sì, purtroppo sì, e il risultato quindi è figlio e frutto, insomma, di un errore, anzi forse più di un errore del portiere. E la partita praticamente l'ho mai conclusa, andava insomma per un pareggio che alla fine non avremmo preso, insomma, in malo modo, perché comunque un risultato utile in trasferta va più che bene. E tendenzialmente quando si arriva in questa fase della stagione, giocare con le squadre che, insomma, navigano nei bassi fondi è sempre difficile, perché cercano di fare il possibile per aggrapparsi alla speranza di tornare un po' su. E poi però la partita in realtà non è stata molto difficile, solo che non l'abbiamo affrontata forse col piglio giusto, e quindi avremmo potuto fare molto di più. È una disavventura sul primo gol, poi siamo riusciti a recuperare, su 1-1 c'è stato annullato un gol, non so quanto fosse in fuorigioco l'attaccante, sinceramente è un po' dubbia la situazione. E poi con nulla, questa disavventura, la partita è persa. Peccato, perché sarebbe stato un altro tassello in un ottimo campionato che stiamo facendo. E un'altra, allungavamo la striscia positiva e saremmo tornati a casa, insomma, tutti quanti più contenti, certo. È vero. Però diciamo, non ci scoraggiamo, visti anche i risultati delle altre squadre, alla fine non è insomma, non è che è stata così catastrofica, diciamo, c'è stato il controsorpasso dello Scalea oggi. Ah sì, questo sì, però non interessa poco quello che fa in particolare lo Scalea, come piuttosto qualche altra squadra. E noi guardiamo a casa nostra, sperando di riuscire a fare i punti necessari per ottenere la salvezza. Insomma, il nostro obiettivo è questo, crediamo di avere una compagine attrezzata per fare
senz'altro insomma meglio, sì. Però tanto, teniamoci fisso questo obiettivo, cerchiamo di raggiungerlo il prima possibile, poi chissà, qualche altra soddisfazione potrebbe venire fuori. Guardate più i punti che mancano o quelli che avete, il distacco che avete dietro, insomma. Si guarda un po' qua, un po' là, ecco, un po' dietro si deve guardare, ecco, anche perché avessimo fatto un buon risultato oggi magari saremmo stati un pochettino più tranquilli, però si continua a guardare dietro chiaramente, ma si guarda sempre avanti, questo è d'obbligo, perché poi noi per caratteristiche facciamo un certo tipo di gioco dove cerchiamo di giocare la palla e di insomma ottenere sempre il risultato, ecco. Sì. Non partiamo mai per giocarci il pari, ecco, questo no, noi cerchiamo di vincere la partita, poi i ragazzi devono mettere dentro tutto quello che hanno e le motivazioni valgono molto più di tutto quanto il resto, ecco, si lavora bene, però poi il giorno in campo le motivazioni devono essere messe dentro e forse noi siamo usciti un po' scarichi dalla settimana che è passata e oggi potremo affrontarla un po' meglio, anche se poi dovremmo spendere due paroline sul fatto che abbiamo giocato anche ma su un altro campo, ecco, il discorso è relativo allo spostamento della partita da Acri, sì, nel campo praticabile. Beh, sulla neve non potevate giocare, dai. No, a vedere le immagini che venivano da lì. No, assolutamente. Ma no, volevo semplicemente sottolineare solo una cosa, il campo non ha influito, non voglio assolutamente dire nulla, voglio solo sottolineare come noi sportivamente non abbiamo messo i bastoni fra le ruote, uno spostamento insomma last minute, proprio l'ultimo secondo, sì. Ci è stato chiesto e noi, pur allontanandoci ulteriormente rispetto a quella che era la sede predestinata per la partita, noi non abbiamo assolutamente opposto alcun minimo non abbiamo posto quindi nulla all'effettuazione della partita, certo. Perché non vi siete lamentati, insomma, dai, Presidente. No, né prima né durante né lo faccio adesso, però sai, in settimana ho letto delle cose che non è che mi sono andate tanto giù, soprattutto non rispecchiano quello che noi siamo e questo lo dimostra, ecco, voglio far emergere ancora di più quello che noi siamo, quindi ci piace essere sportivi e andare incontro in questo caso agli interessi del calcio Acri, che aveva la necessità di spostare la partita, e della Lega, e sottolineo questo, a noi mancavano quattro titolari, sì. E lo si sapeva, ecco. Si poteva rinviare, insomma. Certo, si poteva rinviare, noi avremmo pure fatto ben volentieri. Però diciamo che noi non ci siamo piegati a questo, quindi abbiamo accettato per interesse insomma generale, diciamo così, uno spostamento della gara da Acri a Corigliano.